Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Borgonovo. Io penso che se tutti i parlamentari avessero la conoscenza dell'aula e dei regolamenti che ha Minzolini, forse andrebbe un po' meglio la situazione, perché probabilmente qualcuno non lo sapeva, mentre Minzolini, che è stato lì a lavorarci tanto tempo, ha capito come funziona, forse qualcuno di loro non lo sapeva. Non c'è niente da dire, è stata una pessima figura, non ne farei il capo, su cui ovviamente le opposizioni hanno più che diritto di banchettare, prendere in giro e fare tutto il fattibile, così come dall'altra parte si ha diritto di fare ironia sui trench e le armocromie. Oggi si ricomincia, speriamo che alla veloce facciano quello che debbono fare. È chiaro che io, se fossi nella Meloni, come risulta dai retroscena, sarei ancora più arrabbiato, perché insomma, giustamente, come ricordavi tu, chiami i sindacati con una punta di satira bellissima alla domenica, no? Fai vedere che ti dai un grande affare, in effetti si dà un grande affare Giorgio Meloni, e dopodiché ti combinano questa scemenza. Non è un bello spettacolo per nessuno. Poi esiste un problema tecnico, di cui, finite gli insulti, finito il banchetto dell'opposizione, che per questo giorno se lo può concedere, ha ragione Minzolini. Poi c'è un altro punto anche. Secondo me, infatti è stata una scemenza votare il taglio dei parlamentari, secondo me. Non servivano meno parlamentari, serviva che lavorassero meno. Francesco, perdonami, che tutte le volte che la Premier è all'estero, a Roma le combinano un casino, scusatemi la parola, ma esattamente così. Cioè, non è la prima volta. E quando la povera Meloni è in missione, anche in missioni importanti, qua succedono degli sfracelli. Se nel PNRR ci sono dei soldi per i babysitter, magari insomma qualcuno ne avrebbe bisogno, quando va dovrebbe mettere, no? Poi ci sono i capigruppo, oggi si prende, si fa una bella lavata di capo ai capigruppo. A proposito di capigruppo, ci sta.